Buongiorno a tutti. Con la seconda metà del 2011, le discussioni, le analisi relative al deficit pubblico, al debito pubblico, al possibile default di uno Stato, cioè la situazione nella quale uno Stato non sia in grado di far fronte alle obbligazioni che ha assunto, sono uscite dalle stanze delle banche, dagli ambienti della finanza, dell'economia, della politica e sono entrate attraverso il sistema dei media nelle ansie, nelle preoccupazioni di molti cittadini di tutto il mondo, in particolare europei ed italiani. Nella lezione di oggi cercheremo quindi di spiegare, come molti di voi mi hanno chiesto, cosa si intende bene per deficit, per debito, impareremo a distinguere il deficit dal debito, quali sono le possibili rimedi, le possibili ricette per risolvere il problema di uno Stato troppo indebitato e qual è la storia, in particolare italiana, relativa alla formazione del debito pubblico del nostro Paese. Cominciamo subito col dire come si forma il deficit e che cos'è il deficit. Ogni anno il nostro Stato riceve delle entrate attraverso i tributi che i cittadini gli devono pagare e ha delle uscite che sono le spese che lo Stato ha per adempiere alle missioni che gli affida il Parlamento, cioè per la salute, per la sicurezza, per la scuola, per gli obblighi internazionali, per le politiche sociali, eccetera. Se la differenza tra le entrate dello Stato in un anno e le spese dello Stato nello stesso anno è positiva, allora avremo un avanzo pubblico. Se invece lo Stato spende di più di quello che riceve, avremo un disavanzo, il deficit per l'appunto. Facciamo un esempio. Vedete, se noi in questo anno abbiamo entrate pubbliche, facciamo l'ipotesi, per 50 euro, ma spendiamo 60 euro, troveremo una differenza negativa di 10 euro. Ecco, questi 10 euro durante quest'anno sono il deficit riportato dal bilancio dello Stato. Questo deficit andrà quindi a costituire l'anno dopo un debito. Se noi avevamo alla fine dell'anno, degli anni precedenti, un debito di 100 e anche quest'anno abbiamo avuto una differenza, un deficit di 10, il nostro debito totale andrà a 110. Se l'anno dopo continuiamo a incassare 50 e spendiamo 60, avremo un altro debito di 10 euro e quindi il debito totale passerà da 100, 110, 120, avremo 120 euro di debito. Così continuando, la somma dei singoli deficit, cioè tanti deficit, più e più e più deficit di ogni anno, formano il debito che è un totale che resta sempre lì, che ci riportiamo avanti. Ora voi capite che a questo debito che si è venuto accumulando nel tempo occorre a un certo punto mettere un tetto, a stabilire un limite, perché uno Stato non può continuamente, come ognuno di noi, aumentare sempre tutti gli anni il proprio debito per via del deficit che ogni anno si forma. Ripeto, se continuiamo ad aggiungere ogni anno un pezzo di deficit, 10 euro, 10 euro, 10 euro, alla fine il debito 120, 130, 140 continua a aumentare. Quindi occorre stabilire, e in generale gli stati, gli economisti stabiliscono in via teorica dei limiti al debito di uno Stato. In alcuni casi, come ad esempio negli Stati Uniti, si fissa un debito assoluto, cioè un certo valore sopra il quale il governo degli Stati Uniti non può andare a livello di indebitamento. Nel caso dell'Italia, essendo che l'Italia ha dato la sua sovranità sulla moneta, cioè noi quando abbiamo aderito all'euro abbiamo rinunciato alla sovranità sulla moneta perché la moneta viene gestita a livello europeo, le regole dell'Europa sono che il debito, cioè la somma dei singoli deficit che ha uno Stato, non può essere superiore a una percentuale del prodotto interno lordo di uno Stato. Quali sono allora queste regole della contabilità europea? Se ad esempio un paese come l'Italia ha un debito pubblico pari a 2.000 euro, diciamo 2.000 miliardi di euro,
e ha un prodotto interno lordo pari a 1.650 miliardi di euro, il rapporto che c'è tra il debito e il prodotto interno lordo non è del 103%, ma è circa corrispondente al 120%. Cioè il debito è il 120% del prodotto interno lordo, mentre le regole della Comunità Europea prevederebbero che esso si limitasse al 103%. Il nostro Paese è, se la contabilità è questa, fuori dal rispetto dei limiti imposti dall'Unione Europea. E qui ovviamente si aprono dei problemi. Cancelliamo un attimo questa situazione e vediamo come si sia potuti arrivare a formare questo tipo di contabilità. E cioè, ammettiamo che alla fine dell'anno il governo abbia avuto entrate per 500 miliardi di euro, entrate tributarie, extratributarie, abbia speso 550 miliardi di euro, quindi con un deficit di meno 50 miliardi di euro, e sia quindi addivenuto a questo totale di cui abbiamo parlato prima, dei 2.000 miliardi di euro. Ora, per andare avanti, per risolvere le questioni, l'anno successivo il governo ha tre grandi alternative. O spende ancora 550 miliardi di euro, o ne spende 500 e quindi prevedendo entrate tributarie per 500 anche l'anno dopo, e quindi spendendo 500 il governo realizza un sostanziale pareggio, incassa 500 e spende 500, o il governo incassa 500 e spende 4,50. Vedete quindi qui le tre ipotesi: 500 di entrate, 5,50 di uscite, 4,50 di uscite, 500 di uscite. Quindi il nostro potere esecutivo, nel realizzare le politiche previste dal Parlamento, si troverà costretto a fare una scelta: o continuare a aumentare il debito spendendo più di quello che ha incassato, o riducendo il debito, risparmiando e quindi andando, spendendo soltanto 4,50, a ridurre il debito a fine anno, oppure a realizzare un sostanziale pareggio e quindi lasciare il debito invariato, ma almeno non andando a espanderne le dimensioni totali. È chiaro che queste scelte non sono scelte puramente matematiche. Tutti noi potremmo tranquillamente dire: vabbè, è chiaro, incasso 500, spendo 500, almeno sono tranquillo. Oppure incasso 500 e spendo 4,50, così pago anche 50 di debiti, ancora meglio. Chi gli verrebbe in mente di incassare 500 e spendere ancora 5,50 quando il debito è così alto? Purtroppo le cose non sono così facili. Perché? Se l'anno scorso ho speso 5,50 e quest'anno spendo 500, vuol dire che c'è un 10% in meno di cose che faccio. Se quest'anno spendo 4,50 c'è un 20% in meno di cose che faccio. E soltanto se continuo a spendere 5,50, cioè mantenendo il debito, il deficit che avevo l'anno scorso, aumentando il debito e continuando a produrre deficit, do ai cittadini le stesse cose, spendo per i cittadini gli stessi soldi che avevo speso l'anno scorso. Voi capite, ai governi non piace spendere meno dell'anno prima, perché il cittadino continua a pagare le stesse tasse, i stessi tributi e prende meno prestazioni, perché prende un 10% in meno di prestazioni. Ecco, qui vedete, si aprono innumerevoli problemi.